Domanda interessante nel campo sempre della chirurgia estetica. E Marzia mi chiede: dopo una lunga riflessione sono riuscita a capire che vorrei rifarmi il seno. Mi scuso per la domanda banale, ma un seno rifatto al tatto si capisce che è finto? Esistono protesi migliori di altre? Si può capire come sarà il risultato finale su di me? Ah, io uso dire ai miei pazienti che un seno naturale è un seno senza protesi, per cui un seno rifatto con la protesi ha la protesi. Poi ci sono tante differenze perché dipende com'è la mammella, come è fatta anatomicamente, quanto è grande, quanto è il tessuto adiposo, se si associa alla protesi un lipofilling. Sono talmente tante variabili che consentono di ridurre non tanto la visibilità, perché alla vista è difficile riconoscere, a meno che sia stato fatto un errore dal punto di vista progettuale o chirurgico, ma magari alla palpazione si può percepire perché i tessuti non sempre ricoprono in modo soddisfacente l'impianto. Proprio per questo, ad esempio, il lipofilling, cioè l'utilizzo del grasso, può aumentare la copertura. Per cui ci sono tante possibilità, ma se lei mi dice un seno naturale è quello senza problemi. Per cui, non sapendo com'è il suo seno, non sapendo la sua anatomia, non sapendo quali sono i suoi desideri anche in termini di forma e volume, le consiglio anche a lei, se desidera avere più informazioni. Io ho scritto un libro, ripeto, facilmente acquistabile su Amazon, è un ebook, al prezzo di tra i 9 e i 10 euro. Dove dal titolo con il senno di poi, con una N tra parentesi, vuol dire con il senno di poi, do proprio le informazioni che magari lei cerca. Per cui se vuole lo può acquistare, se no vada da un chirurgo, la posso vedere anch'io, non è quello il problema, per capire esattamente cosa lei vuole e pianificare un percorso chirurgico ottimale. A presto.